Chiamo il dottor Giuseppe Giunta che in Sisi di Baicara è responsabile dello sviluppo business to business, se non mi ricordo, dov'è che lo vedo? Ecco là. Abbiamo chiacchierato un po' ieri perché io sono stato più volte cliente di Sisi di Baicara e devo dire che l'interfaccia utente si è digitalizzata bene negli ultimi tempi. Questo è il classico caso, mi permetto una presentazione di azienda nata assolutamente analogica perché c'è tanta storia alle spalle di Sisi di Baicara, che però si è digitalizzata, come dire, col mercato e oggi ha raggiunto livelli che non hanno nulla da invidiare ai big internazionali. Sappiate che questa è l'unica azienda di alto noleggio nazionale, capitale italiano di una certa consistenza. Ce ne sono altre rispettabilissime, ma molto più piccole. Allora, per voi è stato più un problema o più, come dire, più una necessità o più un'opportunità di digitalizzarvi? Ma allora, il presidente Dragotto quando fonda la sua azienda nel 63, insomma siamo a 59 anni dell'azienda, abbiamo cominciato veramente pian pianino con alcune auto. Oggi abbiamo un parco macchine di 18.000 vetture, copriamo 55 uffici in tutta Italia e quando abbiamo cominciato a digitalizzare l'azienda è stato un passaggio non facile. Sicuramente si è passati dal contratto cartaceo, dall'avvento dello scanner. Oggi praticamente qualunque contratto viene fatto via elettronica. Il cliente, prima di prendere l'autovettura, c'ha già il suo contratto nella sua applicazione e glielo rimandiamo via web alla chiusura del contratto. Anche lì la macchina viene consegnata rilevata con uno strumento elettronico, quindi che fotografa la vettura come l'ho presa e come l'ho riconsegnata. È stato un processo non facile, sicuramente unire l'Italia in tutti questi 2 giorni di lavori ho sentito veramente tanti interventi interessanti. L'Italia è molto lunga, è molto diversa. Quindi digitalizzare l'ufficio di Catania o di Palermo o di Venezia non era uguale con il cliente che magari era predisposto più al mondo digitale. È stato un passaggio importante. Oggi ci riteniamo un'azienda all'avanguardia europea con diciamo, dei presupposti importanti informatici con dei sistemi veramente all'avanguardia. Ecco, poi devo dire, magari ne parliamo in un secondo giro che vorrei fare brevissimo, magari, e poi voi siete anche testimone dell'altra transizione, quella energetica, perché siete un'azienda che Noi sta per esempio puntando molto. abbiamo fatto un passaggio importante già 5 anni fa quando abbiamo messo nella nostra flotta le macchine elettriche. Siamo Esatto. stati i primi ad avere le Full macchine electric, elettriche full electric. full elettrico 100%. Abbiamo da quest'anno anche i furgoni elettrici che ci girano per Milano, Roma, insomma per le grosse città e quindi abbiamo questo abbattimento diciamo sicuramente della combustione e abbiamo il 70% della nostra flotta ibrida, quindi dove possiamo avere sia l'elettrico che. Quindi anche lì, 4 anni fa, quando nessuno credeva nell'elettrico, noi Sono soldi, sono ci abbiamo investimenti. messo soldi, investimento, anche perché anche lì abbiamo città oggi con le colonnine che possono essere facilmente ricaricate. Oggi abbiamo un esempio, dico. Palermo non ha le colonnine, Firenze ce le ha, Milano ce le ha, Torino ce le ha e chiaramente anche lì ci scontriamo con la Sul macchina, territorio. ecco, Stato, azienda, diceva il collega, Stato, azienda. Il problema è quello, noi l'azienda privata sicuramente investe, ma dall'altro lato l'azienda pubblica ci viene dietro. Certo.